Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, nuovo episodio della nostra partita in Stellaris. Siamo in orbita attorno alla stella Zampirone, perché il nostro pianeta ha subito la piaga delle zanzare. Le abbiamo sconfitte, ma il gas letale ci ha portato a una situazione di estinzione di massa totale. Siamo perseguitati dalla morte. E ora vi faccio vedere il perché, facciamo un piccolo riassuntino. Intanto inizio episodio, come sempre vi ricordo di non dimenticarvi like per sostenere sia le serie che il canale. Se volete potete iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, per vedere questa o altre serie. Sì, chi mi dovesse aver conosciuto con questa serie, cercate sul canale, ci sono tantissimi contenuti di videogiochi di strategia. E se volete potete abbonarvi a livello tacchino bronzato per vedere i prossimi episodi in anteprima. Per i commenti ragazzi, non ho ancora letto quello del primo episodio, però vi chiedo, visto che non gioco da tanto tempo, di scatenarvi. Datemi tutti i consigli che vi vengono in mente, perché Stellaris lo conosco, diciamo, abbastanza bene, ma comunque negli ultimi 4 anni ho fatto solo una partita. Quindi ci sono tante novità che non conosco a livello di meccaniche, però il gioco base sì, insomma. Quindi tutti i vostri consigli sono sicuramente molto molto apprezzati. Dunque, dicevo che siamo circondati dalla morte, perché come sapete noi siamo su un pianeta destinato alla muerte, cioè non possiamo che estinguerci. Appunto, la nostra popolazione, dopo che abbiamo lanciato il gas letale per uccidere le zanzare, è in declino costante, cioè siamo destinati davvero a morire. Ma oltre che questo, quindi stiamo portando la gente a vivere, diciamo, nel Matrix per mantenere la propria mente, fin tanto che non finiamo la nostra ricerca tecnologica per diventare sintetici. Mancano ancora 48 mesi. Ma oltre che questo, siamo davvero fortunati, perché il primo evento che abbiamo trovato è estinzione di massa. Quindi non solo la nostra popolazione sta morendo, ma pure il nostro pianeta potrebbe diventare totalmente inospitale. Quindi dobbiamo studiare nel resto della galassia i vari pianeti che hanno subito dei grandi mutamenti e cercare in questo modo di prevenirli sul nostro, quindi dobbiamo esplorare. Ma oltre che questo, i nostri precursori sono gli Irassiani, che probabilmente per la partita che voglio fare non sono neanche i migliori, onestamente, anche se credo che prenderemo una subspecie biologica a un certo punto, quindi possiamo anche cavarcela. Ma il discorso qual è? Che questo concordato Irassiano, sapete come si è estinto? Per colpa di una malattia. Pure loro sono morti per una malattia, quindi i nostri precursori sono morti per una malattia. Noi ci stiamo letteralmente estinguendo per colpa di una malattia e non possiamo fare nulla a livello biologico per fermare questo, dobbiamo diventare dei robot. E poi c'è la possibilità che il nostro pianeta abbia un'estinzione di massa. Detto questo, direi che la situazione è molto ottima e stiamo per morire tutti. Allora, per quanto riguarda i leader, ho scoperto che siamo sopra il limite di leader. Non so come si faccia aumentare. Non ho la minima idea. Vorrei poter aumentare il numero di leader. E credo che il fatto che sul nostro pianeta ci sia questa struttura un po' ci aiuta. Limite planetario 1, limite imperiale 1, questo qua guadagno esperienza leader 1. Sì, diciamo che è una struttura un po' particolare, vediamo se si evolve, perché non so se sarà così interessante, onestamente. Qua voglio che i clerks continuino a lavorare per tenere alta la tensione. Facciamo una roba. Riduciamo gli agricoltori, perché tanto continueremo a perdere pop. Eravamo a 36, adesso scenderemo sicuro, però ogni pop che scende il proprio cervello viene depositato nel deposito di identità e quindi aumentano i bonus da questa struttura. Almeno abbiamo una crescita abbastanza importante della nostra unità. Siamo capitati in questa parte della galassia, direi che possiamo togliere la pausa e vedere un po' come funziona. Questo significa che io non posso fare nessun'altra nave scientifica, giusto? Contatto resti. Il popolo Necrontyr è in fermento per la notizia del ritrovamento di resti alieni. Possono considerarsi la prova definitiva di una passata attività aliena intelligente e determinata. Sì, determinata. Magari saremo soli ora, ma perlomeno non lo siamo stati. Molto interessante. Allora, le anomalie le ignoriamo tutte. Fermi qua, stanno succedendo troppe cose. Ignora l'anomalia. Poi, questo qua è la nostra forma di governo. Vedete che siamo totalmente distrutti per quello che riguarda il gas che ha eliminato le zanzare ma ha distrutto anche il nostro corpo. Infatti ci teniamo tutti qua con la maschera gas. Comunque, questa è la nostra forma di governo. Ho visto che qua ci sono le varie agende. Se clicco dura 10 anni, c'è questa. Ed ha felicità della pop cittadina.
Che non è male, però potremmo anche boostare l'evoluzione scientifica, che praticamente tempo richiesto per l'attivazione è 72 mesi e poi abbiamo esoscheletri più 25%. Avanzamento tecnologico ottenuto. Quindi avremo un boost tecnologico a una tech, a questi 25%. Ma non penso che sia così tanto, sapete? Quindi quasi quasi mi tengo questo per tenere la felicità alta. Vediamo gli altri però. Crescita, popolazione assemblaggio. Ok, questo non è affatto male. Lavoratori artificiali più 25%. E la tecnologia che stiamo ricercando adesso? Sì. La finiamo fra 40 mesi. Quindi sarebbe questa. Effetto attivo, modificatore finale, modificatore iniziale. Facciamo questa. Si può selezionare. Agende disponibili. Come faccio a cambiarla? Non si fa a cliccare. Agenda attiva questa. Come faccio a cambiarla? Scusate. Unico modo pratico per sostenere il nostro desiderio di crescita attraverso la produzione. Sono d'accordo, ma non posso cliccarti. Non disponibili, attive. Come faccio a far diventare un'agenda attiva? La devo trascinare giù? Attivi in anticipo. Clicca sul pulsante attiva agenda per attivarla. Ah, aspetta, forse questa qua. Adesso posso metterne un'altra. Ok, quindi adesso c'è questa agenda attiva e ora stiamo facendo questa qui. Perfetto, fermo qua. Le anomalie lasciale perdere tutte. Protocollo di primo contatto? Si è chiuso da solo, maledetto. Dov'è il protocollo di primo contatto? Pacifico. In realtà avrei preferito fare questo. Avrei voluto fare cauto. Vabbè, Pacifico va comunque bene, diciamo la verità. Diciamolo. Ok. Stiamo esplorando con due navi scientifiche. Appena possibile, poi ci espandiamo da questa parte e vediamo un po' che cosa succede. Vediamo un po' da cosa succede. Oh, molto bene. Allora, espanditi. E te vai qua. Ispezione a sistema, che voglio prendere controllo di questo clusterino. Poi voglio vedere anche da questa parte dove si arriva, perché questo buco nero lo voglio. E poi andiamo a prenderci il resto del braccio. Cerchiamo di prendere dei choke point qua. E poi vorrei espandermi più indietro perché ci dà, diciamo, una stabilità decisamente superiore. Che balle però, ragazzi, che c'è il limite agli scienziati. Cioè, io ero abituato a reclutarne una quantità indicibile. Come faccio a aumentare questo numero? Aggiornamento lista. 2,6 anni rimanenti. Ok. Costruisci tutto. Molto bene. Leader disponibile, leader attivo. Mantenimento a navi ormeggiate. Possibilità scoperta anomalia se fosse su una nave scientifica. Aspettativa di vita. No, questo non ci interessa. Ispezione pianeti abitabili. Ora sappiamo senza alcun dubbio che la flora è, che la flora della biosfera non è una prerogativa del pianeta di Xalifor. Vi ricordo, ragazzi, che sono dislessico, quindi se leggo male vi chiedo scusa. Se la comunità scientifica che il pubblico in generale sono ansiose di sapere. Accadono troppe cose a sta velocità, però. Cioè, se no ci sono gli eventi e non riusciamo a leggerceli, insomma. Sono curiosa di sapere le varie forme di vita aliena scoperte in tutta la galassia. Gli sforzi per categorare le forme di vita incominceranno, sono già in corso. I nostri xenobiologi hanno una spinta. Beh, magari possiamo trovare una cura studiando altre forme di vita, quindi facciamo questa.
Non giocherò scegliendo solo le opzioni, diciamo, migliori dal punto di vista del gameplay, insomma, ma quelle un pochino più di ruolo, che secondo me rendono la cosa molto più interessante. Allora, andiamo a vedere sul nostro pianeta com'è la situazione. Io andrei a farci un altro laboratorio. Un altro laboratorio. Cerchiamo di tenere l'economia in piedi, per favore. Qua stiamo comprando minerali. E dovremmo riuscire a espanderci abbastanza alla grande. Non mi piace il fatto che siano divise queste due, perché non mi dà subito, cioè non sono abituato, diciamo. E non vedo se c'è qualcosa in idle. Cioè, per esempio, ora c'era la nave in idle, ma non l'ho visto. Se prendo un altro. Se prendo un altro scienziato, secondo me andiamo davvero in crisi. Perché qua c'è scritto che aumenta. Allora, intanto se selezioniamo gli scienziati mi costano di più perché siamo oltre il limite del 33%. Sito archeologico scoperto, bene. Nave costruttrice, vai qua. Scoperto candidato per la terraformazione. Cosa sei? No, questo è il sito archeologico. E questo un 16. Ok, beh, niente male. Quindi abbiamo un pianeta tropicale 13, un artico 23, un tropicale 16 e poi uno che si può formare 16. Dai, non ci si può lamentare troppo, eh. Allora, come va la nostra scienza, ragazzi? Perché qua dobbiamo assolutamente pompare altro. Costruendo distretto cittadino. Facciamo un distretto cittadino. Appena possibile lo facciamo. Perché poi voglio uno slot nuovo, perché fra 3 mesi possiamo costruire i robot. Quindi mi serve la struttura per fare i robot subito. Ma non posso farlo perché ho fatto troppa scienza. O distruggo questo, però ho l'idea che servirà a far qualcosa, perché se l'ha messo lì. E costruisci laboratori robotici! Ok, intanto togli questo che non volevo la scienza automatica. Catene di eventi fatto, quindi questa sta andando ancora avanti. Intanto costruisci questo, poi facciamo la struttura. Laboratori robotici. La nostra ricerca nei campi robotici è completa. Abbiamo convertito la clinica genetica abbandonata? Oh! Se vedete che la stavo per distruggere, per fortuna non l'ho fatto. No, è ancora qua però. Abbiamo convertito la clinica genetica abbandonata in impianti di assemblaggio, quindi in realtà non serve quello che sto facendo. Potremmo anche interromperlo e fare altro, onestamente. Allora andiamo su questo. Allora, per l'assemblaggio dei robot, i prototipi sono stati aggiornati e distribuiti. Sebbene questi sistemi rudimentali non abbiano la potenza elaborata necessaria per ospitare una coscienza individuale, possono sostituire parte della forza lavoro perduta. Attraverso un collegamento positronico, coloro che si trovano nel regno digitale possono aggiungere la loro coscienza e l'esperienza al funzionamento quotidiano di questi robot, migliorando le prestazioni. Quindi ci sono praticamente i cervelli che vivono in questo server. Che comandano i robot. Bellissimo. In parallelo, i nostri sistemi di intelligenza artificiale hanno sviluppato un protocollo di androidi avanzati. I nostri ingegneri anziani sono pronti a mettersi al lavoro. Quindi, abbiamo già 3 pop meccanici. Considerate che eravamo partiti con 37. Voglio vedere proprio come funziona questa cosa. Quindi, ora abbiamo perso già 5 di pop, ma ce ne viene regalato 3, torniamo quindi a 35. Ok. Poi iniziamo a produrre robot, quindi iniziamo a bilanciare il discorso. Abbiamo come disponibile specialisti artificiali, quindi andiamo a fare questa nuova tecnologia senza perdere un secondo. Nuova ricerca sviluppata, e qua andiamo a fare specialisti artificiali. Vada, togli questa. Metti questa, per favore, perché è partita da sola una. Ok. Voglio vedere adesso. Se qui dentro questa è cambiata. Eh sì. Però comunque ci dà velocità d'assemblaggio che ci interessa. Quindi.
cioè non c'è più il bonus che ci dava il 25% di ricerca sui robot, però tutto sommato niente male. Allora, da questa parte abbiamo un sacco di tradizioni nuove: sintetici, inflessibilità, supremazia, sotterfugio, mercantile, politica, prosperità, governo, armonia, espansione, rivalità, dominazione, abitabilità, attitudine, diplomazia scoperta. Allora, io sono abituato a partire con la scoperta, così velocità di ispezione, anche perché non possiamo avere più navi scientifiche, cioè solo due sono poche, quindi punterei su questo per la velocità di ispezione, onestamente, che non è male. Secondo me scoperta è comunque ottimo. Velocità di ricerca più 10%, quindi già lo consideriamo perfetto. Sintetico però può essere davvero figo, considerando che dobbiamo diventare sintetici. Utilizzo della pop robotica meno 10%, produzione robot più 10%, mantenimento robot meno... Beh, questa la dobbiamo fare sicuramente. Però per ora io punterei sulla scoperta. Mappare l'ignoto è stata sbloccata come agenda, però mi sa che questa non si può più cambiare. Cioè, la posso selezionare solo quando ne ho una vuota. Quindi forse era il caso di aspettare? Non lo so come funziona. Velocità di magari la prossima facciamo appare l'ignoto. L'ignoto. Quindi questo, ok, la clinica è diventata questo. E ora come popolazione dovremmo avere l'assemblaggio dei robot. Assemblaggio 2.2. Questi sono i nostri robot. Mamma mia che brutti. Che hanno la perfezione del pianeta umido. Quindi sono robot che amano pianeti umidi, vabbè, e sono meccanici, quindi consumano più energia e meno cibo. Ok, vediamo un po' le nostre razze. Io non mi ricordo più, eccola qua. Ma i robot hanno la preferenza planetaria? Comunque, ma che robot sono venuti fuori? Sono bellissimi! Avanti. Ecco, qua vedete che il fatto che siano sull'altra pagina mi sconfinfera poco. Allora, dove è la mia nave? Vai a fare questo. Poi dopo questo. Ok. Nave scientifica, questo l'hai selezionato. Ispeziona di lì. Vediamo se finché non troviamo qualcuno andiamo dritti, diciamo, in versione spaghetti. Qua potremmo andare anche da questa parte. Così mettiamo al confine, diciamo, al di là, che può essere utile. Però con solo due navi scientifiche comunque non ci possiamo espandere da tutte le parti, perché vorrei andare almeno in 4, in 5 direzioni, che sarebbero comunque troppe. Però una da questa parte, una di qua, una di qua, una di qua, una di qua. Abbiamo trovato un natural wormhole. Chissà da che parte porta. Ai margini del sistema abbiamo scoperto quello che sembra essere un fenomeno subspaziale naturale. Si è verificata... Eccolo qua. Quindi abbiamo trovato un buco nello spazio-tempo, ragazzi. Einstein non l'aveva previsto. Possono esserci buchi spazio-temporali. Si è verificata una lacerazione nel tessuto spazio-temporale che ha portato alla creazione di un wormhole. Secondo i nostri scienziati potrebbe condurre ad un'anomalia simile dislocata in un'altra parte della galassia. O magari dall'altra parte dell'universo, però ovviamente è nella galassia. A seconda della posizione del secondo wormhole, ciò potrebbe consentire alle nostre navi di viaggiare da una parte all'altra della galassia in pochi giorni. Sfortunatamente, come la maggior parte di questi fenomeni naturali, è piuttosto instabile. Qualsiasi nave abbastanza folle da tentare l'attraversamento sarebbe fatta a pezzi in pochi secondi. Se fosse possibile stabilizzarla in qualche modo, davvero bello. Allora, qua andiamo sicuramente con velocità di ispezione. O se no capacità di scienziato. Non l'avevo neanche visto, ma è fondamentale. Dimensione gruppo leader più 1. Guadagno esperienza. Mantenimento di loro. Cazzarola. Sussidi di ricerca. Questo ci interessa un po' meno. Allora, io voglio fare questo come primo e poi dopo facciamo questo come secondo, in maniera tale che io ora posso prendere un altro leader. Quindi andiamo a prenderci, a costruire sicuramente un'altra nave scientifica.
E poi come leader, scienziati, c'è ancora lui. Qua mi dice che fra 39 giorni se ne vanno, quindi lo prendo subito, assumi. Perché c'ha la ricerca delle anomalie, possibilità di trovare anomalie più 4. È vero che diciamo lo assumiamo prima che serva, però comunque il cantiere navale va abbastanza veloce, in 60 giorni ce l'abbiamo. Avrei potuto aspettare un mese, ma insomma, va bene lo stesso. Allora, da questa parte, compagnia interstellare, valore commerciale che aumenta, fondo editto, velocità di crescita della popa, purtroppo questo non ci serve a niente, cazzarola. Ma scusate, gli editti dove li hanno spostati? Qui. Questo è il mantenimento. E questo quanto costa? Costo e mantenimento. Ok, comunque per ora costa tutto troppo. Quindi diciamo che è inutile aumentarlo ora. Potremmo fare fattorie idroponiche, che non sono male. E anche una tech che costa abbastanza poco. Quindi ci sta. Ci sta. Allora qua. Questi costano davvero tanto. Siamo al massimo, quindi non possiamo più sviluppare niente. Se avessi fatto un distretto cittadino avremmo avuto un'altra struttura, ma credo che sia sufficiente quella che abbiamo fatto. Facciamo questa. Quella abbiamo completato ora, scusate. Ricercate. Ah, quella di livello 1. No, quella di livello 2 secondo me non è il caso, costa un po' troppo. Andiamo con i reattori a fusione. Così nel caso di dover fare guerre iniziali non siamo messi troppo male. Allora, nave scientifica, ecco qua. Ispeziona. Gli mettiamo lo Scabini che non sta facendo niente, che è lui. 52enne, vai da questa parte. Ok. Nave da costruzione, finisci quella base lì, che di fatto uno per uno praticamente si ripaga e basta. E poi andiamo a espanderci qua che ci sono delle tecnologie. Potremmo anche fare un'altra nave da costruzione fra un po', ma non abbiamo comunque un pianeta degno che ci possa supportare, tutto sommato. Perché qua siamo scesi a 34 di popolazione, quindi 31, 31 dei nostri abitanti. 31 ne contiene. Guardate il deposito di entità quanto spinge, davvero tanto. Qua stiamo andando più veloce che possiamo, quindi per ora va bene così. Allora, nave da costruzione. In realtà vai qua. Ma andiamo lì dopo. Perché qua c'è 5 di. Mi servono di più queste. Mi servono di più i crediti energetici. Questo non è male, 6, speriamo ne trovi ancora. Può essere, eh? Perché questo è un pianeta lavico, di solito i minerali qua possono esserci con più possibilità. È andata male. Le andiamo. Ok, avanti. Spaghetti, dritto per dritto. Sono curioso, qua fa il giro, quindi se riusciamo ad arrivare al buco nero. O magari ad avere tutta questa zona prima di incontrare qualcun altro, ne sarei davvero felice. Qua sembra che sia un piccolo cluster, quindi questa parte possiamo anche ignorarla per ora. Vorrei andare anche di lì, ma si fa quel che si può, come sapete. Che okay, ricerca. Perché era 5 diventato 3? Era 5. Vabbè, allora qua facciamo questo per aumentare la velocità di ricerca loro, abbiamo ancora 10 mesi e poi perdiamo i crediti energetici. Lascia perdere le anomalie, anche perché sono di livello abbastanza altino e non ci servono. Non ci servono. Per ora ci espandiamo, ragazzi. Per ora davvero devo dire che il discorso del limite al numero di scienziati è terribile.
In attesa di essere assegnato, ma cosa vuol dire? Comunque non sei uno scienziato, sei un funzionario. Quindi ti dovrei mettere su un pianeta. Scoperto un candidato per la terraformazione tossica. Ui. Molto affascinante. Ah, può essere terraformato se scegliamo l'ascensione di disintossicazione. Però è 10. Non ne vale tanto la pena. Xara può essere aumentato. Nave scientifica. O consigliere, velocità di progresso dell'agenda del consiglio. La facciamo diventare un politico. Ok. Quindi Xara è sempre più potente. Allora, da questa parte. Qua non è finito di ricercare quella, però. Non va bene. Espanditi lì. Facciamo una seconda nave da costruzione. Può esserci utile. Consumo navi lavoratori. Ok, quindi stiamo creando un po' di robot, eh. Vediamo adesso i robot che cosa stanno facendo. E questa nave scientifica va a esplorare il wormhole e poi fa questa strada qua. Vediamo se è un circuito chiuso. Probabilmente è così. Così ci pigliamo tutta questa zona ed è un bel cluster iniziale. Cosa volevo controllare? Ah, sul pianeta. Popolazione, sono curioso. I robot che fanno? I robot produce mantenimento. E comunque producono più energia elettrica. Producono più energia elettrica. Ma non capisco perché. Teoricamente noi dovremmo. Ah, certo, perché noi stiamo. Abbiamo l'agenda che ce la passa del 40%. Ci sta. Ci sta, però io penso che puntare sulla tecnologia sia fondamentale. Altri 44 mesi e abbiamo i primi corpi semisintetici. Ignora. Portale abbandonato. Vediamo se l'Hellgate, ragazzi. Oh, abbiamo il portale dell'Hellgate nei nostri confini. Allora, però questa è la prima struttura. Cioè, abbiamo già trovato resti di vita, ok? Abbiamo trovato della vita in giro. Abbiamo trovato dei fossili, siti archeologici, ma niente di reale, cioè di ancora esistente. Nei pressi del sistema di quieta oscurità abbiamo localizzato quello che potrebbe sembrare un particolare subspaziale. Sembra che abbia fatto parte di una rete galattica composta da stazioni simili, le quali in stato operativo permettevano di viaggiare quasi istantaneamente da una parte all'altra della galassia. A un certo punto del passato la connessione con il resto della rete, è stata interrotta. L'unica destinazione verso la quale ora può condurre è uno stato sconosciuto ammasso appena fuori dalla nostra galassia, determinato dai nostri astronomi come ammasso L, l'L Cluster. La cosa ancora più intrigante è che il portale è composto interamente da microscopici naniti, dal design sconosciuto. Sebbene il portale emetta una debole traccia energetica, è stato debilitatamente bloccato in un loop di manutenzione che ne impedisce l'attivazione. Finché non troveremo un modo per interrompere questo processo, l'El Cluster rimarrà fuori dalla nostra portata. Beh, ragazzi, io l'El Cluster lo voglio adesso, però non so in questa mappa dove sia. Tipicamente tipo qua. Chissà dov'è l'El Cluster in questo tipo di galassia. Comunque è incredibile Stellaris come ti porti sempre ad affascinarti da queste cose. Tu chi sei? Il ministro della difesa. Felicità più alta, campione del popolo. Vai. E poi mantenimento delle navi ormeggiate, mantenimento dell'armata. Cadenza di fuoco navi. Visto che stai per la maggior parte del tempo fermo, ti diamo campione della logistica. Campione della logistica. Ok. Te per ora sei un consigliere, a meno che non hai qualcosa che potenzia, che
che ti dà poteri da consigliere, eviterei. Governatore, governatore, pianeta natale. Governatore, governatore, pianeta natale. No, se ci fosse qualcosa da consigliere potrebbe anche starci. Chi è che sta lavorando nel nostro pianeta, però? Sono curioso anche di questo. Espandiamoci anche qua. Controlliamo questa cosa. Allora, tu chi sei? Tiranna. Che sei il nostro capo scientifico? Ok. Mantenimento delle navi ormeggiate come consigliere. Perfetto. Tu sei il campione del popolo. Te non fai niente. Non fai niente. Cos'è che potresti avere? Governatore, governatore, governatore. Per ora aspetto, perché dipende anche un po' dal nuovo pianeta che viene fuori, onestamente. Fra 6 mesi perdiamo tutti i nostri crediti energetici, però. Fai così. E anche il cibo non è messo molto bene, eh. Per niente. Il cibo non è messo bene per niente. Stiamo puntando tanto sulla scienza. La criminalità è bassa, quindi facciamo un piccolo miglioramento qua. Questi ci servono tutti. L'unità preferirei non buttarla via. Amenities ne abbiamo 6. Questo qua 1-8 direi che va a posto. Allora togliamo questo, così quello scende un cicinino. Poi robotico lo teniamo. Poliziotto via. Teniamo il resto. Teniamo il resto. E vediamo come si sistema questo. Perché comunque loro preferiscono fare altri tipi di lavori. Sito di schianto per ora ignora. Ma così si può anche mantenere, onestamente. Meno 8, non è bellissimo. Però vabbè. Per ora se lo segna così. Doppia espansione. Voglio andare in tutte le direzioni, ragazzi. Tutte le direzioni. Meno 7, che è finita. Abbiamo bisogno di più roba. Facciamo così. Vendi più cibo. E se il prezzo rimane comunque stabile e abbassa ancora di uno la quantità di gente che lavora qua. Ok, no, ho avuto paura che fosse un asteroide che stesse arrivando anche lui sul nostro pianeta, visto che siamo super sfortunati, ma per ora no. Poi abbiamo completato qua. Risorsa strategica. Oh, materia oscura. Questo vuol dire che magari qua non possiamo fare il decompressore di materia. Guardate che belle che sono le nostre navette scientifiche mini. Ma che belle che sono. Stupende. Sono bellissime. Durante l'ispezione abbiamo trovato la materia oscura. Perfetto, signori. Io direi che questo secondo episodio lo possiamo completare qua. Spero che vi sia piaciuto. Se così sapete cosa fare, c'è l'abbonamento del livello Tocchino Abbronzato se volete vedere i prossimi episodi in anteprima, l'iscrizione se volete vederli e non perderveli. In realtà non è molto vero perché YouTube potrebbe non consigliarvi mai più il mio canale perché è stupido. Quindi commentate e lasciate like in maniera tale che l'algoritmo possa migliorare la situazione. Ci vediamo sotto nei commenti. GG a tutti!